Mister, è comunque una mezza impresa, però che peccato, si poteva addirittura vincere. Peccato sì, perché primo tempo la partita l'abbiamo dominata alla grande, abbiamo fatto un gol, abbiamo preso una traversa, ci è stato annullato un gol regolarissimo, l'ennesimo, ora ormai credo sia ora di finirla con questa storia e la partita sarebbe stata chiusa. Poi nel secondo tempo non siamo stati altrettanto abili a gestire, anche perché ci siamo trovati anche in superiorità numerica di due giocatrici, abbiamo preso il gol proprio in uno di questi momenti, peccato perché anche nel secondo tempo abbiamo creato due o tre occasioni importantissime e non siamo riusciti a buttarlo dentro. Credo che i nostri errori siano stati determinanti. Sabato si va su un campo caldissimo, sul campo del Napoli. Sì, sabato siamo a Napoli, dobbiamo far punti, dovevamo farli anche oggi, ma adesso oramai quello che è stato, pensiamo a sabato, dobbiamo fare un'altra buona partita, come peraltro abbiamo fatto oggi, solo che dobbiamo essere più concreti. Manuela, è un pareggio magari addirittura insperato a quel punto, perché in doppia inferiorità numerica ha detto che la Torres comunque ha sempre risorse anche quando meno te lo aspetti. Sì, oddio, questo pareggio vale 6 punti per noi, un po' come abbiamo giocato, abbiamo concesso troppo sin dai primi 5 minuti, sapevamo che psicologicamente potevamo un attimino patire il fatto di aver superato Rossianca in Champions e poi vinto col Tavagnacco, il calo, io mi preoccupavo soprattutto di questo calo fisiologico e infatti i primi 5-10 minuti c'è stato, traversa bellissima di Gabbiadini e subito dopo rigore. Poi niente, abbiamo paradossalmente giocato meglio in 10 che in 11, 20 minuti del secondo tempo e poi c'è stata l'espulsione, tutte e due giuste assolutamente, però abbiamo tirato fuori questo gol dal cilindro e io sono molto contenta comunque della prestazione delle ragazze, soprattutto il secondo tempo. E sono proprio queste le partite dove si vedono le grandi squadre, una Torres che se le gioca tutte adesso, è un campionato apertissimo ed è vincente. Sì, ma noi sapevamo e sappiamo, non siamo partite favorite già da inizio anno, abbiamo comunque delle mancanze a livello di collettivo, e basta pensare a Betatona, Daniela Stracchi, oggi Iannella che non è partita dall'inizio, però abbiamo delle giovani brave, delle giovani che si impegnano, delle giovani che devono crescere, delle giovani che sono comunque guidate dalle grandi che anche oggi hanno dato il massimo. Melania, magari prima del match avreste messo una firma su questo pareggio, adesso no? No, sicuramente per come è finita la partita no. Diciamo che è stato da parte nostra un primo tempo quasi perfetto, l'abbiamo quasi annullata, abbiamo concesso poco alla Torres. Secondo tempo abbiamo indietreggiato un po' e abbiamo fatto fatica a risalire con le nostre azioni. Ci siamo abbassate troppo e loro, pur in inferiorità numerica, sono riuscite a metterci un po' in difficoltà. Il tuo calcio di rigore, hai atteso diversi minuti tra sostituzione del portiere e vicende varie, non ti ha innervosito tutto questo attendere? No, tanto so dove lo tiro, quando tiro sono concentrata, quindi non era quello il problema. Stefani, peccato perché non sono arrivati i 3 punti, hai parato un calcio di rigore alla Torres, non succede tutti i giorni. No, questa volta è andata bene, purtroppo viene un po' nell'ombra perché abbiamo regalato un po' l'ultimo gol e dobbiamo anche chiudere la partita prima, però succede, è così. Adesso si va a Napoli. Adesso si va a Napoli e andiamo lì per prendere 3 punti come sempre e facciamo il nostro meglio.